assolto dall'accusa di violenza. Assolto dall'accusa di sfruttamento. Assolto dall'accusa di schiavismo. Assolto dall'accusa di abuso sessuale. Colpevole di innocenza. Colpevole di innocenza. Il bambino che avete visto si chiama Carlo. Carlo oggi è cresciuto, ha 50 anni ed è un professionista. Violentato in un orfanotrofio da piccolo, viene adottato da una persona ricca, benestante, di Vercelli. Alla morte del padre eredita una grande parte di eredità e la sua vita oggi è solidarietà. Carlo, questo professionista a 50 anni, va in montagna e in montagna, alcune settimane fa, si imbatte con le bozze del nostro libro, Grecia e le altre. Un libro che parla di violenza, un libro che parla di sopraffazioni sulla donna, ma di riscatto. E Carlo viene catturato dalla storia di queste donne e ci vuole conoscere. Il libro, Grecia e le altre, scritto insieme a Valentina Lastrati, diventa un mistero. Il libro produce, prima della sua uscita, ben 50.000 euro in beneficenza. Vi vogliamo far vedere nelle prossime immagini Carlo, oggi, un'immagine del nostro libro e alcune immagini di Perù, Kenya e Vietnam, dove i 50.000 euro verranno destinati. Anche voi, leggete il libro. E questo libro, che ha una storia incredibile, piena di miracoli, possa veramente conquistare il vostro cuore. E questo libro possa anche a voi far pensare a Carlo, che, colpevole della sua innocenza, ha saputo trasformare la sua grande prova in gesto di amore per i più bisognosi e per gli altri. Così è avvenuto con Fondazione Santina. Noi vogliamo ringraziare di cuore Carlo e questo libro, Grecia e le altre, ha così già raggiunto uno dei suoi grandi sforzi, quello di commuovere il cuore. Grazie Carlo, grazie a tutti voi e spero veramente che questa promozione del libro possa toccare il vostro cuore. Grecia e le altre, un libro che ha toccato il cuore di Carlo e che ci ha arricchito 50.000 euro, tutti spesi per beneficenza in Perù, Vietnam e Kenya. Grazie cari amici.